La conferenza episcopale Calabra si è riunita nei locali del seminario regionale San Pio X di Catanzaro in sessione straordinaria. Nel corso della riunione il vescovo di Mineto, Nicotera Tropea, Monsignor Attilio Nostro, è stato eletto segretario della CEC e subentra quindi a Monsignor Giuseppe Schillaci, recentemente destinato dal Santo Padre presso la diocesi di Nicosia in Sicilia dopo aver guidato quella di Lamezia Terme. Ai nostri microfoni le sue prime dichiarazioni all'indomani della nomina a segretario. Questa nomina a segretario della Conferenza Episcopale Calabra, che significato dare, che impegno comporta? Allora, comporta una partecipazione ulteriore a quei lavori che in Conferenza Episcopale Calabra cerchiamo di portare avanti e sicuramente una piccola responsabilità rispetto alla responsabilità gravosissima che sta sulle spalle del Presidente e del Vicepresidente, ma è sulla linea della condivisione di questa preoccupazione comune per questa terra meravigliosa. La Conferenza Episcopale Calabra sta facendo un lavoro di rivisitazione più in generale in quest'ultimo periodo, anche con un significativo numero di cambi di diocesi. Sì, speriamo sempre che questa realtà del nostro lavoro possa interagire con tante altre realtà istituzionali, politiche, sociali e che possa essere sempre di più una dimostrazione di come la Chiesa è a servizio dell'uomo. Lei è appena arrivato in questo territorio, o meglio ritornato in quella che è la sua Calabria. Come pensa di affrontare questo ulteriore incarico? Come ho sempre fatto in vita mia, cercando di far sì che il lavoro, non solo mio ma anche quello di collaborazione con gli altri, possa esaltare le qualità di ciascuno. E è bellissimo sapere che possiamo contare su un episcopato incredibilmente bello, valido, su sacerdoti meravigliosi, soprattutto in questa diocesi di Mileto Nicotera Tropea, e che questo valorizzare le forze già presenti sia già un risultato.